Allora, oggi veramente non era facile, soprattutto dopo il gol subito, insomma, si è rimasti un pochino, per qualche minuto, un po' frastornati. Poi, piano piano, avete ripreso le fila del gioco. Sì, il gol a freddo, sinceramente, è stato un fulmine a ciel sereno, perché comunque avevamo preparato la partita nel partire forte, di aggredirli subito, abbiamo subito questo gol. Piano piano abbiamo avuto 5-10 minuti un po' di sbandamento, poi ci siamo rimessi lì a giocare, abbiamo creato anche qualche occasione importante, poi siamo riusciti a raddrizzare al secondo tempo, comunque abbiamo predicato calma e comunque di crederci fino in fondo, questo è il nostro credo, la nostra metodologia di lavoro è questa, di non mollare mai, quindi siamo riusciti poi a trovare il rigore all'ultimo minuto, insomma siamo contenti. Avete avuto qualche difficoltà nel primo tempo anche a trovare varchi nella difesa del Bastia, si chiudeva molto bene, forse meglio nel secondo quando il Bastia ha provato a fare la partita e a venire fuori. Sì, no, loro secondo me sono una buona squadra, anche all'andata abbiamo fatto fatica a creare occasioni, sono una squadra quadrata, quindi voglio fare complimenti a loro perché comunque sono un'ottima squadra e non meritano la classifica che hanno. Noi comunque, ti ripeto, siamo stati bravi a insistere, a giocare, a creare e siamo stati premiati alla fine, quindi questo è l'importante. Avete già cominciato a pensare alla gara di domenica? Ora ci godiamo fino a stasera la vittoria, poi sicuramente la testa è già lì, è una partita importante, noi non abbiamo pressione, non abbiamo niente da perdere. La giocheremo a viso aperto come sempre, andremo comunque carichi e spero insomma che la gente risponda e ci dia una mano come sempre. Lamberto Magrini ha mandato un messaggio alla tifoseria e non soltanto ai grossetani di venire numerosi allo stadio, vuoi ripetere questo appello? Sì, spero la gente venga numerosa perché insomma è una partita importante, ci teniamo, abbiamo bisogno di tutti come sempre e sono sicuro che i tifosi e la gente di Grosseto risponderà sicuramente, verranno numerosi per cercare di fare un qualcosa di importante.